Presidente Jurato, con la vittoria di domenica scorsa il Cerveti si è assicurato i play-out. Ora, se dovesse vincere con l'Ottavia, giocherebbe lo spareggio in casa e sarebbe un bel traguardo. Assolutamente sì, diciamo, da come si erano messe le cose è un grande traguardo, da quello che avremmo potuto fare se cominciavamo bene è un traguardo minimo. Abbiamo notato in questi giorni nei social che lei anche un po' sarcasticamente ha voluto rispondere alla presidente della Dispo. Ma no, ma io in quel momento stavo seguendo il Seregno in Lega Pro, l'ultima partita di campionato, dentro o fuori, vita o morte. E in quel momento nel leggere quella battuta, che è sicuramente magari una cosa che manco mi doveva ricordare, magari era diciamo così, tra amici, no? Tra Cervetrani e la Dispolani, e sono intervenuto, forse ho sbagliato. Se consideriamo che il Cerveti dopo 7 gare era un punto, oggi che ha fatto il miglior campionato probabilmente è proprio il Cervete. Ma io penso proprio di sì, abbiamo sofferto pochissime partite e a questa squadra c'è una grande solidità morale, una grande serietà, un grande gruppo. Faremo quei 3-4 innesti tra giovani e qualche grande per fare un campionato importante dal prossimo anno. Quanto ci crede nella permanenza in categoria? Beh, ho appena detto che farò dei miglioramenti, quindi lo do per scontato, però le partite vanno giocate, questo è fuori dubbio.